proprio nessuno. Invece noi che ci lavoriamo dentro, con tutte le lamentele che abbiamo avuto anche dai nostri clienti in questi giorni, che ci dicono che comunque la palestra a loro serve per il benessere, abbiamo avuto tante testimonianze di clienti che ci dicono che comunque facendo palestra e facendo l'attività fisica riescono a prendere meno medicinali. La palestra fa bene in tutto il campo che abbiamo. Cioè, non stiamo parlando solo di economia, va bene per l'attività. Questa è la cosa credo più importante che siamo qui a dimostrare oggi, perché oltre ad essere dei cittadini di palestra vedo anche tanta gente che sono frequentatori di palestra. Ecco, su questo siamo distanziati, portiamo sempre la mascherina e adottiamo tutte le leggi anti-Covid possibili. Io sono per aprire subito le palestre, sono aperti i centri estetici, sono aperti i parrucchieri, anche noi abbiamo diritto di lavorare, stare aperti anche come gli altri, per i 2.000 euro, i 5.000 euro che ci raccontano, perché facciamo un tempo! Io come persona soprattutto quello che facciamo è prevenzione per star bene, perché tutto quello che facciamo come movimento è prevenzione e non l'hanno capito ancora. Non possiamo sempre rattoppare, nel senso quando le persone sono ammalate allora sì che devono fare determinate cose. Dobbiamo sempre fare prevenzione, e questo anche per i nostri medici. Prevenzione è la cosa migliore che possiamo fare. Il nostro sistema immunitario, lo sapete benissimo come lo possiamo rinforzare. Con movimento, salute, pensare positivo, ragazzi, positivo! Siamo vivi e ne vogliamo rimanere! Basta con questa oppressione, ragazzi! Io sono veramente, io amo la vita e la voglio trasmettere ogni volta che faccio allenamento, ragazzi! Questa è la mia passione e credo la passione di tutti voi. Vogliamo essere vivi, ma rispettati per quello che facciamo, e questo non l'hanno capito. Non l'hanno capito la maggior parte dei medici, non l'hanno capito i politici, ma noi sì, ma non ci danno retta, ragazzi. Per cui viva la vita, viva la passione. Allora, dobbiamo star bene le persone soprattutto, ma dobbiamo anche pensare che siamo in tanti senza lavoro. Quante persone ci sono dietro a palestre, impianti sportivi, piscine senza lavoro? Dobbiamo far capire e farci sentire anche per questo, perché comunque ci hanno fatto nel primo lockdown, prima che riaprissimo ci hanno imposto tutti gli impianti, prevenire, quindi portare tutte le strutture a norma e sono state rispettate, e adesso ci fanno chiudere. Questo non è giusto, assolutamente. Io lavoro in prima persona per diverse palestre qui a Rimini e tutte si sono adeguate alle norme anti-Covid e sono state rispettate da tutti noi istruttori, da tutti i titolari delle palestre, e non è giusto che adesso ci fanno chiudere e ci fanno stare anche senza lavoro. Questa è la cosa anche per farci sentire, insomma. Ok, diamo una mano anche in caso di chiunque volesse dire qualcosa. Io voglio dire un'ultima cosa.
Siamo stati presi in giro 3 volte.